Grazie per avermi invitato perché appunto io non mi occupo direttamente di turismo, però le politiche abitative entrano di fatto nei temi urbani, anche se a proposito di narrazioni un po' distorte, la questione abitativa è approcciata come un fatto di emergenza, diciamo come un problema emergenziale che si verifica, invece è un problema urbano, un problema strutturale e in città come Roma è sempre più evidente, poi va a toccare quello che è il diritto alla città o per meglio dire il diritto dei cittadini a stare nella città. Poi possiamo discutere su chi sono i cittadini e come definirli, però è interessante appunto come si diceva l'alienazione del patrimonio popolare, perché per esempio nelle politiche abitative non si parla neanche più di case popolari. Si parla eventualmente di alloggi sociali, ovvero delle misure per reinserire all'interno di dinamiche di libero mercato qualsiasi forma di abitare l'urbano, ecco. Quindi questo cambia il modo in cui si può sperimentare e vivere all'interno della città. Io proverò a dire qualcosa su cosa significa abitare in quartieri altamente turistici e gentrificati e cercherò di portare l'esempio di due quartieri romani, perché appunto io posso parlare con cognizione di causa di questa città perché la conosco meglio, però è paradigmatica anche di quello che avviene in tante città italiane e europee, perché non fosse soltanto per numeri assoluti, Roma è un caso da tenere in considerazione. Per esempio, soltanto le procedure di sfratto, ovvero d'allontanamento rispetto al centro storico. In Italia la media nazionale per il 2016 è di una famiglia sfrattata ogni 400 residenti, a Roma è una famiglia sfrattata ogni 270, quindi insomma, i numeri sono significativi. E per cui ecco, parlare di Roma è importante perché è un caso paradigmatico, ma anche perché ci permette di capire quello che accade un po' in Italia e in altre città europee, perché sono dinamiche derivanti da contesti globalizzati, da globalizzazioni che appunto hanno delle radici anche ben più lontane. Per esempio, pensando a quartieri che subiscono le dinamiche che appunto che sono state illustrate prima, a Roma mi vengono in mente due quartieri, anche tu non so se sei d'accordo, però per esempio il Rione Monti e il quartiere di Ostiense, che sono due quartieri centrali entrambi. Il Rione Monti si sviluppa dalla stazione Termini fino al Colosseo, diciamo, quello del quartiere dell'Isquilino, poi c'è un Rione Monti che è un rione che nel secondo dopoguerra era quasi esclusivamente fatto da case popolari e anche in condizioni igieniche abbastanza precarie. Queste persone sono state completamente allontanate già ormai da tanto tempo dal centro storico e paradossalmente hanno acquistato condizioni abitative più favorevoli, più vantaggiose, ma in contesti sociali completamente privi di struttura, perché sono state queste persone che avevano creato un'identità culturale molto strette, sono state frammentate e espulse dalla città, per cui hanno sì ottenuto una casa popolare, ma una casa in condizioni migliori, ma in contesti assolutamente privi di qualsiasi socialità. Quindi questo è un altro fenomeno da tenere in considerazione. E ora questo Rione Monti è un rione che per esempio Giovanni Semi in un suo libro definisce una piccola Disneyland, come un po' tutti i quartieri gentrificati, ovvero quartieri che tendono ad assomigliarsi tutti in tutte le città europee perché devono andare incontro a quelle che sono le esigenze del turista. Il turista vuole un ristorante di un certo tipo e vuole, nel momento in cui cerca e si fa sì che ricerchi quel tipo di turismo, vuole consumare in un certo modo, per cui c'è la prerogativa del consumo rispetto all'esperienza urbana che è più ampia appunto. E quindi questa è una dinamica ormai consolidata nella via urbana, siamo proprio via urbana, che è la via centrale di questo rione.
Un altro quartiere interessante è il quartiere di Ostiense, per esempio, che appunto prima si parlava di spazi a disposizione. Il quartiere Ostiense è un quartiere nato come un quartiere industriale, come una zona industriale. In tutti i processi di deindustrializzazione sono liberati una serie di spazi. Questi spazi sono stati completamente assorbiti da una dinamica di accumulazione capitalistica, perché appunto sono stati completamente destinati a attività di consumo. Sono sorti Italy, per esempio, in quel quartiere, McDonald's, Burger King, piuttosto che alcune catene che a Roma ci sono tanto, per esempio Alice, la pizzeria Alice, che è una pizzeria che, diciamo, è una catena di negozi che ha colonizzato abbastanza tantissimi quartieri romani, per cui si era liberato in quel momento una serie di spazi che sarebbero potuti essere destinati alla socialità di quel quartiere o ai servizi per quel quartiere, a spazi verdi che in un quartiere industriale mancano, e invece sono stati completamente reindirizzati verso un'attività di consumo. Quindi questi quartieri, oltre al turismo esterno, che a Roma è sicuramente importante, sono vissuti anche come spazi della movida, quindi un turismo interno alla città di Roma, che li connotano soprattutto come quartieri per il consumo e non quartieri per l'abitare. Nel quartiere Ostiense, per esempio, c'è un'occupazione abitativa, che è quella di coordinamento cittadino di lotta per la casa, un movimento di lotta per la casa, appunto, che occupando questo spazio ormai da 14 anni ha permesso di fatto due cose. Poi appunto possiamo disquisire sull'inclusività di questo spazio e l'esclusività, però di fatto persone che non avrebbero mai potuto abitare in un quartiere centrale come quello di Ostiense, attraverso questa occupazione sono stati inseriti all'interno di un contesto urbano consolidato e hanno la possibilità di vivere qui. Però cosa accade? Anche che quello spazio è stato sottratto da un processo di speculazione di fatto, perché una volta che viene occupato, per esempio c'è stata aperta una sala da tè che si chiama Sala Fronte del Porto, ci sono degli workshop, delle scuole di lingua popolari, per cui è diventato uno spazio ridato in mano al quartiere in questo senso, laddove le dinamiche del quartiere vanno esattamente nel verso opposto, diciamo, verso una... anche un modo di sperimentare le relazioni sociali molto individualista, perché appunto si va per consumare, non si va per un'esperienza urbana in senso tale, per vivere il quartiere, per creare delle relazioni in quel quartiere. Per cui l'occupazione di questo spazio e la messa a disposizione di questo spazio per il quartiere ha di fatto significato un presidio politico, perché lì si fa politica, lì si fa esistono delle relazioni sociali. Per cui si mette in campo un paradigma che è quello della collettività rispetto a quello della competizione che è appunto fra gli esercenti, fra le persone che vivono quel quartiere, e anche l'immigrazione che è stata, diciamo, inglobata all'interno di questa occupazione, è diventata anche parte del tessuto urbano consolidato. Per cui, diciamo, questo quartiere a mio avviso è significativo perché mette in gioco queste due visioni opposte di come si può concepire lo spazio urbano, perché appunto un quartiere gentrificato nato per il turismo, anche interno come dicevo, ha bisogno di città vetrina, ha bisogno di città che non disturbano le persone che vanno a consumare all'interno di questo spazio. Ha bisogno di città per cui la povertà è allontanata. A Roma stanno fioccando DASPI urbani, ma anche soprattutto nei confronti delle persone che cercano di organizzarsi contro questi tentativi. Per cui se è un'azione voluta o non voluta esplicitamente, questo sinceramente non si può dire, però è vero come dicevamo prima, che scegliere di non indirizzare politicamente un processo significa fare una scelta di dove vogliamo che vadano le città, appunto. Perché quello che è interessante vedere è come appunto il DASPO urbano, ma a Roma esistono anche delle misure
amministrative, cioè che sono state date moltissimo agli attivisti politici e sociali, ovvero delle misure per cui se una persona occupa uno spazio pubblico in maniera organizzata e dissidente può essere allontanata o gli possono essere date delle multe che sceglie il prefetto in completa autonomia, ovvero delle multe che possono variare dalle 2.000 alle 10.000 euro a persona, per cui si multa in questo caso e si scoraggia l'attività collettiva, quindi l'uso collettivo e non autorizzato di alcuni spazi. Quindi in visione di questo, appunto, come dicevo, o volente o nolente, ci sono due visioni dello spazio urbano che si scontrano. Una è lo spazio urbano percepito come uno spazio anche di conflitto sociale, in cui si rivendicano dei diritti, in cui si rivendicano delle possibilità, e una è uno spazio organizzato e gestito come spazio di ordine pubblico, come spazio in cui deve andare tutto bene per non turbare, diciamo, il gusto, la bellezza e la tranquillità di uno spazio. E questo, a mio avviso, si intreccia a un altro tema fondamentale, che è appunto, come dicevo prima, il tema della povertà inclusa nel centro, della povertà allontanata, per cui queste misure, se ci facciamo caso, vanno di pari passo con una gestione anche della precarietà lavorativa e abitativa del tutto improvvisata, emergenziale, per cui non ci si pone il problema di risolvere la povertà, ci si pone il problema di allontanarla, di metterla fuori, di nasconderla il più possibile in modo che non disturbi un modo di sperimentare l'urbano. Quindi, detto questo, tutte le riflessioni che facciamo, che faremo sul turismo e sull'esperienza urbana, poi diventano di fatto analisi ma anche proposte alternative, perché un'analisi poi diventa di necessità una proposta politica. Quindi io quello che come dicevamo prima, esistono tantissime forme di resistenza, il caso di Porto Fluviale è uno, però anche questo spazio stesso lo testimonia. La sfida poi diventa come mettere insieme varie forme organizzative dal basso per farle risultare rilevanti rispetto a un processo mainstream più diffuso e anche più potente, diciamo. Io per ora mi fermerei qua e do la parola al prossimo. Scusa, una piccolissima puntualizzazione rispetto a quello che diceva lei prima rispetto appunto all'assenza di politica, che essa stessa politica, cioè è un segnale. Quando prima parlavo del fatto che sono rimasta sono rimasta risucchiata all'interno di questo problema, nel senso che ne ho scoperto tutta una serie di sfaccettature alle quali non avevo mai pensato. Una è quella che non ho espresso completamente prima mentre parlavo, delle politiche dell'amministrazione fiorentina, perché secondo me è assolutamente indicativo. Quello di cui parlavo prima dei fattori che venivano identificati come fattori di inerzia rispetto alla gentrificazione nelle città dell'Europa del Sud erano la forte percentuale di abitazioni possedute da singoli, la permeabilità sociale, la presenza di edilizia pubblica in zone centrali e politiche, sia pur parziali, di protezione degli inquilini. Queste erano caratteristiche che erano comuni al sud dell'Europa e che venivano appunto identificate come resistenze rispetto a questi fenomeni. Se voi, se ci pensiamo un secondo, è esattamente tutto ciò che ha fatto l'amministrazione fiorentina negli ultimi 15 anni. Quindi, allora, qui veramente dici, ma è casuale? No, cioè si tenderebbe a pensare che ci sia un disegno, perché molto spesso noi diciamo, ma questi non governano il fenomeno, si fanno travolgere. Un cavolo! Cioè, qui c'è un disegno preciso e da questo punto di vista io sono rimasta fulminata quando ho letto questa serie di cose che erano riportate, perché veramente non ce n'è una che l'amministrazione fiorentina non abbia fatto
per avendo il risultato che poi abbiamo, e cioè la desertificazione del centro storico, l'espulsione dal centro storico della residenza e così via. Scusate, ma volevo precisare tutto. Allora, Giacomo. Intanto, allora, grazie mille per l'invito, visto che questo è l'ultimo incontro di un ciclo in cui avete già discusso e ragionato ampiamente dei temi del turismo, magari dico due brevi cose di natura generale e poi provo a raccontare anche quelle che sono, dal mio punto di vista, alcune esperienze virtuose di mobilitazione per vedere quali elementi possono essere messi in comune e possono essere utili a voi che state in un'altra delle grandi città turistiche di questo paese che, diciamo, subisce questa aggressione in maniera abbastanza esemplare. Allora, io sono veneziano, quindi conosco bene il caso di Venezia. Ci ho fatto la tesi di dottorato su, vivendo a Roma, come faccio negli ultimi 12 anni, poi ho fatto un periodo a Barcellona per incontrare i movimenti che si oppongono alla turistificazione massiva della città. E quindi vorrei raccontarvi un paio di cose che si muovono in queste due città dal punto di vista dell'auto-organizzazione dal basso e della produzione di discorso sulla città turistica. Prima però due cose generali. Allora, secondo me sono molto contento che abbiate organizzato questo ciclo di incontri, perché i movimenti sociali non hanno quasi mai parlato di turismo in questo paese ed è una cosa abbastanza paradossale dal mio punto di vista, intanto per quella che è, diciamo, la grande vocazione turistica che i politici spiattellano ovunque come elemento di marketing dell'economia italiana, e poi anche per la specificità di molte città di questo paese che vedono in maniera veramente esemplare crescere non da oggi ma da molto tempo questo tipo di economia, diciamo, estremamente vorace e pervasiva. Dall'altra parte, questa cosa prima o poi doveva accadere, dovremmo discutere di turismo, perché una delle cose, questa è la prima cosa di carattere generale che secondo me è importante capire, è come sia un fenomeno inevitabile all'interno della mobilità globale in cui siamo immersi. L'altra faccia della medaglia degli spostamenti turistici sono le migrazioni. Diciamo che chi arriva senza una lira e senza un documento è migrante e va respinto, chi arriva con del denaro è, diciamo, un acquirente e va spennato. Però stiamo parlando della stessa cosa, del fatto che in questo mondo tutti noi ci spostiamo e quindi riflettere sulle condizioni in cui ci si sposta, quindi sulle condizioni delle migrazioni come su quelle dei flussi turistici, è un modo per confrontarsi con un elemento fortemente pervasivo della contemporaneità che penso che tutti noi bene o male viviamo in modo diverso, eccetera. Un mio coetaneo di sicuro ha esperienza di viaggi di qua di là per studio, per lavoro, non stiamo mai fermi nemmeno noi. L'altro elemento generale che volevo sottolineare è come il turismo sia un'economia fondamentalmente estrattiva. Uso questa parola, il tema dell'estrattivismo è per essere molto, molto rapido su questo, è una definizione delle economie che si svolgono nei paesi ex coloniali, diciamo. L'economia estrattiva è quella che arriva lì con le grandi corporation che impiantano miniere, che succhiano idrocarburi, che disboscano, eccetera, estraggono risorse dal territorio. Secondo me, e secondo altri, insomma, che sono arrivato io, è scritto anche da qualcun altro, il turismo è il tipo di economia estrattiva adeguata a un paese, a capitalismo avanzato come il nostro, in cui la particolare risorsa che viene estratta è il patrimonio urbano tendenzialmente, ma anche quello naturale, se pensiamo al turismo balneare o a quello montano, eccetera. Ovviamente la differenza è che non è che si prendono i monumenti e li si portano in casa, però gli si vende, o il biglietto o comunque tutto il pacchetto che circonda la fruizione della risorsa turistica. D'altronde è interessante vedere come appunto tutti i politici e esperti di marketing utilizzino costantemente queste metafore, no? Tipo il turismo è la miniera d'oro del nostro paese, oppure ho trovato la linea di alta velocità tra Roma e Venezia che passa per Firenze, dagli anni 80 iniziano a chiamarla il turisdotto, cioè come proprio un gasdotto del turista. Firenze, Roma e Venezia sono le tre principali città turistiche italiane, vengono organizzate
organizzati pacchetti in giornata da Roma a Venezia o a Firenze, insomma il caso fiorentino io lo conosco poco, ma immagino che la situazione del centro storico qui sia abbastanza analoga a quella delle altre due città che invece conosco un po' meglio. E quindi diciamo è quel tipo di economia estrattiva adeguata a società a capitalismo avanzato, in fase di deindustrializzazione, in cui le città diventano la risorsa su cui politici, amministratori e impresari fanno di base profitto. Come lo fanno? Con le cose che immagino avete discusso anche con Marco Dera, ma che venivano dette anche negli interventi precedenti, occupando militarmente il territorio della città con, diciamo, le infrastrutture di un'industria che tende naturalmente alla monocoltura, cioè tende ad espandersi e tende a fagocitare ogni cosa che le è prima estranea. La progressiva installazione di strutture ricettive o di strutture commerciali diciamo orientate al visitatore, al turista, tende a propagarsi perché stravolge e cambia diciamo il paesaggio urbano, il paesaggio dei vari quartieri. E da questo punto di vista diciamo sì, sono d'accordo, non è un caso, sono delle politiche che sono state pensate, sono delle politiche che vedono nel turismo l'unico tipo di immaginazione che l'elite di questo paese è riuscita a immaginare come politica industriale al tempo della deindustrializzazione, cioè mettere all'incanto qualcosa che essi non hanno prodotto, di cui non dovrebbero avere la disponibilità diciamo esclusiva, perché le città sono patrimonio comune di chi le abita, e a partire da quello diciamo plasmare poi tutta l'economia che la circonda, quindi le cose che avete fatto l'incontro sul mercato del lavoro, cioè è un sistema complesso ed è veramente una fabbrica, la fabbrica postmoderna della città turistica. Ora, di fronte a questo, altrove prima che in Italia, alcuni movimenti hanno iniziato a porsi questo problema, arrivando fino a costringere in qualche modo alcune amministrazioni locali a prendere delle contromisure. Ci sono i casi che vengono citati di San Francisco, di Berlino, però tutte diciamo, iniziative che hanno delle loro problematicità non sempre funzionano e non sempre diciamo, anche chi le ha promosse ha veramente diciamo, l'intento di arrestare questa diffusione a macchia d'olio dell'industria turistica. In Italia nessuna amministrazione fa nulla da questo punto di vista, perché il mantra è attirare più turisti possibili. Arriviamo al fatto che il MIBACT ha fatto un accordo con Airbnb per valorizzare i borghi italiani e gli ha messo a disposizione un borgo per ogni regione per farne dei casi pilota di rinascita del borgo a partire dal turismo diffuso. Accordo ufficiale del MIBACT insieme all'ANCI, quindi all'Associazione dei Comuni, Rutelli che fa da diciamo lobbista per conto di Airbnb all'interno delle stanze del MIBACT, quindi diciamo c'è un'organizzazione politico-industriale di questo tipo di economie che se sui borghi anche abbandonati tante volte che hanno problemi anche particolari è discutibile, sulle grandi città e sulle città diciamo, turistiche degli impatti abbastanza micidiali. Vi racconto di Venezia e dopo di Barcellona forse. Allora, la situazione veneziana, insomma, non vi annoio troppo con i dati, si parla di 30 milioni di presenze annue di turisti. Rispetto ai 15 milioni di Firenze che venivano spiegati da Nardella, non so se lì si calcolino solo i pernottanti o anche gli escursionisti, comunque stiamo parlando di cifre di questa natura. Si continua a svendere patrimonio pubblico per realizzare nuove infrastrutture alberghiere, non c'è nessun tipo di politica di argine o di gestione delle affittanze turistiche come Airbnb o gli altri siti. Si tende, tra l'altro questo è anche molto divertente, a utilizzare i proventi della tassa turistica per diciamo fare promozione turistica, quindi c'è questo che è stato anche un elemento di scontro a Barcellona, in cui dicevano mettere nelle politiche per la casa, no, per la promozione ulteriore della destinazione. Quindi diciamo lo scenario da parte delle amministrazioni, perlomeno in Italia, è di totale diciamo favoreggiamento di questo tipo di economia.
Da ultimo mi piacerebbe raccontarvi il caso di questa nuova occupazione che si è fatta a Venezia due mesi fa. È l'occupazione dell'antico teatro di anatomia che si chiama La Vida popolarmente a Venezia. Era un posto che era già stato occupato negli anni 90, era una storica sede dell'Arcigay, poi era passato alla regione che ne aveva fatto degli uffici. Ora, dopo aver dismesso questi uffici, la regione, come tutte le altre istituzioni pubbliche, fa quello che stanno facendo le istituzioni pubbliche, ossia preparare la città per la proiezione del privato, fondamentalmente. Quindi vende, mette all'asta questo bene e lo vende per 900.000 euro a un imprenditore proprietario di Palma che ci vuole fare un ristorante. I cittadini lo occupano in una modalità molto interessante, nel senso che non si è data una modalità che magari tante volte rischia di metterti all'angolo nel dibattito pubblico, quindi proprio come occupazione, eccetera. L'hanno chiamata una riapertura. Hanno aperto lo spazio alla cittadinanza, stanno ospitando attività quotidiane, riunioni, discussioni sui temi della città turistica, stanno provando anche a fare rete con altri soggetti. Io ve la racconto così perché è un'esperienza nuova che magari non molti conoscono e magari è utile che si diffonda. La regione, il comune e il MIBACT avevano due mesi di tempo per esercitare il diritto di prelazione, perché è un bene vincolato, era il primo teatro di anatomia della città, quindi mi sembra sono uno dei più antichi d'Italia assieme a quello di Padova, in cui nel 600 si facevano le dissezioni, quindi ha anche un valore storico rilevante, oltre a essere un luogo che la comunità ha particolarmente a cuore perché si trova in un'area della città ancora molto popolare, e qui torna l'elemento della necessità di avere effettivamente poi vita nelle strade, nelle calli, per poter rivendicare l'uso di pezzi della città che altrimenti vengono più facilmente sottratti. Nessun ente pubblico ovviamente ha esercitato il diritto di prelazione, anzi la regione ha staccato la luce, quindi le attività da due settimane si svolgono a lume di candela. Però funziona, è anche la cosa molto, molto attrattiva in queste ore questi giorni in cui c'è molto buio. La battaglia per la vita a Venezia sta diventando anche estremamente simbolica, perché attorno a quell'esperienza si sono attivate molte cose differenti, si sono attivati dei profili più militanti, quindi più abituati anche a fare attività di questo tipo, ma c'è effettivamente una composizione molto larga di famiglie, anziani, giovani. C'è una ludoteca per i bambini, il posto praticamente è ostaggio di questi bambini, è proprio loro, e si sta attivando effettivamente una campagna cittadina sulla salvezza dello spazio, e che apre a una riflessione più generale su che cosa vuol dire una città che viene pensata ormai solo ed esclusivamente per i turisti. D'altronde abbiamo un sindaco noi che dice che il futuro di Venezia è a Mestre, è mestrino, non ama Venezia, non ci viene se non sfrecciando il taxi tra i canali e provocando moto ondoso. È chiaro che quello, dopo la fine di Marghera, è il nuovo hub industriale del comparto comunale Venezia-Mestre. È l'industria del patrimonio Venezia, in cui i veneziani tendenzialmente sono contemplati in quanto o guardiani del museo o lavoratori a basso skill che però devono vivere a Mestre e poi allestire e mettere in scena la città turistica quotidianamente arrivando dalla terraferma. Ovviamente questa si somma anche alla battaglia sulle grandi navi, che è più conosciuta, quindi ne parlo di meno, perché lì c'è da anni un comitato attivo che prende di petto la parte croceristica dell'industria turistica, e anche nelle sue ricadute ambientali, che sono molto pesanti su un ecosistema delicato come quello della Laguna di Venezia. Quello ne parlo di meno perché è più conosciuto. E quindi questa è una cosa. Dopodiché, rispetto a un dibattito che in città c'è, il sindaco è molto bravo ad attuare una politica della perdita di tempo, quindi adesso sta attuando dei meccanismi per cui deve contare i turisti, quando ci sono fior di studi da 10 anni, per cui si sa quanti sono i turisti, ma non si sa. Continua a concedere camere. Lui di persona, ricordo. Sì, con l'altro assessore. Viene da Mestre, poi. Esatto, con la tecnologia, perché adesso il mantra è che con la tecnologia possono sapere quanti sono, poi niente.
oppure a, di concerto, penso con Nardella, sono venuti qua a fare un incontro recentemente sull'istituzione di un registro delle affittanze turistiche, che sono dati che in realtà ci sono già disponibili perché ci sono iniziative di monitoraggio dal basso come Inside Airbnb, sono dati che in realtà sono alla portata di tutti. Però loro dicono ancora non sanno quanti sono, quindi dobbiamo aspettare che nazionalmente si faccia una legge che permetta l'istituzione di un registro turistico per il solo fine di limitare, no, di riscuotere la tassa turistica, che quella è l'unica cosa che interessa, perché comunque i comuni stanno in bancarotta e quindi devono... Scusa se ti interrompo, che peraltro è una cosa che viene fatta, per esempio a Firenze l'unica cosa che ha fatto e la battaglia con Airbnb sulla riscossione della tassa turistica, su commissione di chi questo? Federalberghi magari? Cioè non è che sia una cosa che è semplicemente una cosa di concorrenza sleale con gli alberghi, per cui andiamo a ricascare da un'altra parte comunque. Sì, sono cioè delle cose molto interessanti, ovviamente gli albergatori sono tendono anche ad appoggiare le battaglie contro il B&B. Che te credo. Cioè, me li farei alleati in questa fase, poi vediamo, poi parliamo dei loro alberghi, però quali insomma, distinguiamo un attimo, cioè, rompiamo il fronte dei ministri proprio. Sì, che ci frega. Vabbè, sto andando lunghissimo, scusate, poi magari facciamo. Però vi racconto queste due cose. Invece, anche Barcellona invece è un caso abbastanza conosciuto. Le prime dichiarazioni di Colau quando si è insediata sono state: non vogliamo diventare come Venezia. E diciamo la questione del turismo è molto sentita, anche perché per l'appunto Barcellona ha un centro che è ancora molto attraversato da classi popolari e i tassi di sfratto per fine locazione sono diciamo all'ordine del giorno, come d'altronde anche a Venezia. E quello che è interessante è che probabilmente sulla scorta anche dell'organizzazione delle assemblee di barrio ereditate dal movimento del 15M eccetera, c'era sul tessuto della città di Barcellona delle organizzazioni proprio di quartiere, di barrio territoriali che hanno deciso di prendere di petto il tema della città turistica. Si sono riunite in una rete che si chiama ABTS, Assemblea dei Barri per un Turismo Sostenibile, che raccorda tutte queste esperienze territoriali e diciamo, costruisce mobilitazione e pressione sull'amministrazione, un'amministrazione che è sensibile, che però non va molto in là spesso e volentieri delle enunciazioni, diciamo. Da parte di Colau c'è stata diciamo, l'approvazione del piano strategico sul turismo che si chiama PEWAT, in cui fondamentalmente la città è stata divisa in tre zone. Nella zona più centrale c'è stato il divieto di apertura di nuovi alberghi e di nuove licenze di affittanza turistica se non ne chiudeva prima uno, quindi congela diciamo, la situazione. Nella seconda zona c'è la possibilità rispetto a una certa percentuale di presenza di strutture ricettive di aprirne di nuove, però entro un numero calmierato. Nella terza zona periferica invece liberi tutti. Questo è stato quello che la giunta Colau è riuscita a fare sotto pressione dei comitati cittadini. È già qualcosa perché impedisce che in centro continuino a proliferare questo tipo di attività, ma non impedisce ai privati di farlo illegalmente. Ragion per cui la BTS e questi collettivi con cui sono andato a lavorare per un po' di tempo ha iniziato a fare una cosa molto divertente, ossia occupava gli Airbnb. Uno l'ho prenotato io e quindi da turista italiano siamo entrati e poi è stato steso, è stata fatta un'inchiesta, era un appartamento di proprietà del presidente dell'associazione pro affitti turistici che ne aveva 12 illegali, erano illegali perché o non pagavano le tasse o non erano dichiarati eccetera, quindi insomma non furbo anche questo. Si è entrati, si è srotolato lo striscione e si è chiamato a quel punto l'ispettore, perché in realtà avevi agito per sanare una situazione di illegalità. E diciamo, queste azioni si sono ripetute in città, ce ne sono state due o tre e sono state molto efficaci nel diffondere, nell'alimentare la campagna contro la proliferazione di Airbnb.
Quindi questa poi la racconto sempre perché secondo me trovando degli elementi di illegalità o di qualsiasi tipo che non pagano la tassa sui rifiuti o le fosse settiche eccetera, queste cose sono replicabili e secondo me sarebbe interessante se anche in Italia questa o cose simili potessero essere fatte perché hanno un grande impatto mediatico, diciamo, funzionano. E niente, poi hanno iniziato anche lì le mobilitazioni contro le crociere, insomma lì è molto sviluppata, il ragionamento in Spagna è avanzato su questi temi, hanno costituito delle assemblee internazionali e penso che è molto interessante riuscire a connettersi con queste realtà perché hanno un patrimonio sia di organizzazione che di ragionamento su questi temi che per chi si occupa di queste cose in città che vivono gli stessi problemi sono cose molto preziose. E, niente, io credo che ci sia la necessità che anche in Italia si inizi a costruire una rete in cui ci si possa scambiare discorsi, pratiche su questi temi, perché appunto è un discorso che riguarda la politica industriale di questo paese e la possibilità di vivere dove uno vorrebbe vivere, se lo vuole fare.